Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Bentrovati all'ascolto da Angelo Costanzo. La casa editrice Yamato Video ha annunciato il doppiaggio integrale in italiano della serie anime Beelzebub. Il protagonista Oga avrà la voce di Maurizio Merluzzo. L'attore e regista Enrico Brignano tornerà a prestare la voce al pupazzo di neve di Frozen nella serie di cortometraggi I racconti di Olaf. La nuova produzione Disney Animation esordirà in occasione del Disney Plus Day del 12 novembre. Arriva su Netflix venerdì 5 novembre la quinta stagione di Big Mouth. Tornano le voci dei doppiatori italiani che hanno interpretato i personaggi della sitcom animata anche nei precedenti capitoli: Stefano De Filippis, Silvia Vallone, Ezio Conenna, Letizia Scifoni, Achille Daniello, Rossella Acerbo. Novità in casa Emons sono gli audio notes, ovvero audiolibri inseriti in un quaderno di carta pregiata. L'audiolibro si trova sotto forma di un codice QR che, inquadrato con la videocamera del cellulare, ne permette l'ascolto. Tra i primi titoli dei quaderni parlanti di Emons, Mary Poppins letto da Paola Cortellesi, Cuore di tenebra letto da Francesco De Gregori, Siddhartha letto da Francesco Scianna e Shantaram letto da Stefano Fresi. Con la voce ci si accorge di nuove sfumature, soprattutto se non sei un professionista. A me è successo agli inizi del lavoro in radio, la voce mi metteva a nudo più di quanto volessi. Così lo scrittore Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, presentando il suo primo podcast, La Città dei Vivi, tratto dal libro omonimo del 2020. Con i podcast si può sperimentare, per me è stata un'esperienza bellissima, ha sottolineato Lagioia. La Città dei Vivi, serie in 7 puntate prodotta da Cora Media, che ha al centro i fatti e le indagini del tragico omicidio di Luca Varani avvenuto nel 2016 a Roma, è disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme di podcast. È tutto da Angelo Costanzo, buon ascolto su Voci.fm Radio. Voci.fm Radio.